Far sentire l'abbraccio della città a chi vive l'autismo. Un faro blu da giorni illumina la chiesa del collegio e oggi pomeriggio dalle 18 ci sarà l'adesione alla fiaccolata virtuale promossa sulle pagine Facebook dell'Associazione Siciliana Parla Autismo Onlus. Sono le iniziative alle quali ha aderito il Comune di Sciacca nella giornata internazionale per la consapevolezza sull'autismo. Abbiamo colorato di blu la nostra città perché riteniamo che occuparsi della disabilità è una funzione importante che ogni comune deve svolgere e per questo siamo felici di avere partecipato assieme all'Associazione per l'Autismo della Giornata Mondiale dell'Autismo. La città di Sciacca ha scelto la chiesa del collegio per abbracciare virtualmente le famiglie e i ragazzi che sono in prima persona coinvolti dall'esperienza dell'autismo, per dire noi ci siamo, per dire contate su di noi, per dire che vogliamo a tutti i costi che la nostra diventi una città sempre più inclusiva. Lo stiamo facendo da un po' di tempo a questa parte, anche attraverso le azioni della Biblioteca Comunale Aurelio Cassar, che ha investito energie umane e professionali ed economiche per realizzare una biblioteca inclusiva, una biblioteca che si avvale della comunicazione aumentativa, una biblioteca che si avvale degli e-book e che oggi è simbolicamente accanto a noi a colorare di azzurro i nostri ragazzi, perché ci siamo, perché vogliamo che non si sentano soli, che sentano la nostra presenza, che diventino a pieno titolo cittadini di Sciacca, cittadini di oggi.